No, si succhia sangue, noi succhiamo sangue alla società, cioè dare più fastidio possibile. Cioè il nostro scollettivo zecche rosse, hai capito? Comunque è sigaretta. Sì. Allora, face aggression, fini della me, QVC10, quello che vi consiglio 10 del buon Gemitex, dopo 3 anni dall'ultimo, tra l'altro, i ragazzi di Sì. Instarap, ci hanno dato delle info che adesso vi diamo. Se la info per il rave party. Ce n'è un passaggio, ce n'è un euro. Allora, devi dire Una tu per chiamata, favore. mi fai fare una chiamata, Vuoi mi fare una presti il chiamata? cellulare. Dai, veloce. Per pubblicare il 10° episodio, Radar Rap, raga. Gem, cioè, il mio nome è Gem. Ecco, QVC con più giorni dal distacco del precedente. Infatti, sono 1134 giorni di astinenza per Gemitaiz. Un'altra curiosità riguarda invece Goal, il brano con Meme, che risulta addirittura la 107esima canzone che hanno fatto insieme, 107esimo elemento. Nel 2023 si tratta della seconda dopo Sto Cin o Sto Cillo, credo. E Sto in generale negli ultimi 3 anni è il quinto brano in cui li troviamo entrambi. Non c'erano mai, e dico mai stati in precedenza, un triennio così in poche collaborazioni tra i due. È Perché vero. M, giustamente nel suo anno sabbatico che dura da 4 anni, però saranno anche cazzi suoi, è un artista Smettila di che... fare musica per le cannette, voglio avere tu cazzo. Ma la musica per la canetta le fai Basta con così. ste La cani. fai così, Intro. invece con un anno sabbatico tu poi non hai capito, se... Anch'io sono tutto evidenziato, raga. Sì, la gente C'è mità! è Questa diventato un supereroe. produzione. Che citazione Oz, incredibile! Insieme Andrea e Lorenzo, parte buco in petto tipo Parabellum. Mi piace vedere la situazione. Quando sarà tardi. Questa roba la Wu-Tang Clan è lunga. Cillina. Mi piace un botto. Mi piace un botto. Io vorrei una birretta allora. Ce l'hai una birretta di là? Sto di merda com'era? Era figa. Chill. Chill. Bella. Chillona. Raga, 5.000 like a sto giro. Vai. Without you. Without you. J1 featuring. Chiuso insieme a lei, siete tra un Mercedes. Mi guarda negli occhi per farti bere nei palazzi, per una così diventiamo pazzi. Cazzi pazzi palazzo. Vabbè, il classico del rap Tutto italiano. Fai te ne privi di un disco rap dire cazzo palazzo. Se no è inutile che fai il rap se non dici cazzo palazzo. Ma poi questo non vuole le borse, vuole i palazzi. Palazzi Nara, vai quelle. Che se beveva i cazzi era peggio. Senti un po', è RH negativo per caso sta ragazza di cui parli, perché si spiegherebbero tante cose. Andiamo avanti. Lo facciamo a terra, bianchi pezzi. Ci abbracciamo e poi perdiamo i sensi. Bella. Che si vuole prendere tempo. Baby. I just wanna take your time. Bello, bravo. Bello. Indeed, sweet brown thing from the West Indies. Focus, trying to get my paper. Steady vibing, everything nice. Che bello tutto sto rap francese. Inglese. Coglione. Allora, mi è piaciuto un sacco il tipo francese, raga. Secondo me è incredibile. Vedo come ti piace la roba francese. Senti, certo. Ma è tutto così sciallo il Bellissimo. Disco? No, sarebbe un ho beccato 10, il mood della sarebbe un QVC10 diverso, eh? Attenzione, non... Però abbiamo sentito anche degli spoiler boom bap, quindi sì. Vai, vai, vai. No, ma anche la prima, la intro, la C, però era... Jeffrey Dahmer. L'abbiamo finita questa. Facci piano, Pacciani! Vabbè, molto leggero, si sente come mistake. Col piramidone. Ah, non avete visto voi? Cos'è? Fa da massone piramidone. Sarà quando mi metto a guardare i video di Omega Clip. Fa da massone piramidone. E sono contento perché comunque poi quando hai bisogno di energia te la metti così. Ma che non è una minchiata questa no, qua? No, infatti lo so che c'è una minchiata, perdonami. Questa te l'ho detto io. Lo faccio io. Tutte le sere. Sì. Così, alle 2 di notte. Quando fai le capre gotte. Ah, bravo. Fai che fai? Ah. Ah. Ho capito. Madonna che botto. Pronto. Cosa? Jeffrey. Abbiamo finito? Sì. Cazzo, ma come abbiamo finito? Fabri Fibra, cazzo. Allora, DJ2P, ciao bello mio. Ce l'hai messo in scratch, figlio del... No, con Fabri Fibra restiamo soli. Ho fiducia. Bello il trio, devo dire, eh? È proprio lui. Yeah, yo. Anche questa è un banger, però è bella rap. Corretto. Anni e passa, quindi cazzo mi tagli se quel treno passi per Senigallia. La gente non va giù, sono costretto a vedere la tua faccia, la tua ragazza, la tua rabbia. Dischi di platino, le rime.
sarebbe come una gita su Marte, come una strofa senza le pause, manca l'aria. Bello! Ha sentito niente, Ru, cazzo, senti che roba, ha detto cazzo bomba. Palazzo, no, ha detto Jamie Tides prima. Ecco. 15 anni sto a Milano, cazzo mi taglia a Sinigaglia. Sine è uscito dalla comfort zone? Così un mixtape deve essere fatto, porca puttana. Ho sentito un altro mixtape mascherato da album qualche settimana scorsa e non mi ha dato queste emozioni. No. Ma magari è la produzione, dici, diversa. No, qua è proprio una questione di prenderle con leggerezza e non per forza usare la leggerezza, prenderla con leggerezza. Sì, perché in realtà il mood è molto groove. Groovy, cioè, lo senti che è groovy, non è per forza il boom bap aggressivo. Devi essere nel chill. Questo è proprio un disco da venerdì mattina mentre fai i lavoretti in casa, te lo metti sotto, hai capito? Bravo, esatto, esattamente. Fit Madman, 107esima canzone insieme. Bravo. Ma che vari sono gli urletti, oh? I più grossi non è una questione fisica. Ciao! Joyce Look è fenomenal, grosso alla baschino topero, black come Nicole Mars, sono Robert Mars e col sinistro sono Catena di Andromeda! Tu capo il tuo gioco a pippo che non c'ha tu. Bello che ha fatto tutta questa roba con il calcio. Ha usato le metafore calcistiche, ho capito anche io. Bello. Cioè, Bjork che muore siamo una curva di la spiaggia in Islanda. Sì. Lo so, perché in realtà è bello, cioè, il disco è bello. C'è un cazzo da dire. Va bene. Sì, sto aspettando il boom bap io. No, prima di... nel senso, io me la sto proprio godendo. C'è proprio un viaggio. Nonostante che mancassero 5 like. Sì. Met Gala. Infatti... con MV Kill e Young Snap. Sempre buon gusto, direi. Sì. Siamo tutti in fuori, però la sera se usciamo qui sembra il mercato. Bello. Vedi come gala te vengono gala che gala. Monica gala, due costa la palla. Capelle che ne mango con la sala. Ma kit ne flash, up free fresh. Pull up in the club, then get your bitch a fan. Non ho capito. Tra si sta già mi dà sfreddo, ma non mangio. Stiamo andando a mettere nero, non muovere, rinda si rifiamo. Ci vuole bella figa, ha detto San Laurent e sembri l'uomo ragno, ha detto, non certa. Non l'ho sentito. Si è attillato San Laurent, ma mi sembra l'uomo ragno. No, sbaglio. Sento così, ha vinto. Sbaglio, Young Snap, hai detto così. Ketama 126 persi. Io vi invito a vedervi anche la puntata che ha fatto Ketama con Polaroip. Pensavo con quella che non è mai uscita con l'altro magazine. No, ne è uscita invece una molto bella su Polaroip. Andatevela a beccare il podcast di Zingaro e di Valo. Sono spento, raga, non riesco. Polaroip, andate a vedere la prima puntata, l'ha fatta con noi, dai. No, persi. No, che prima? Prima puntata con noi. No, l'ha fatta con loro la prima. Con noi. Bordo, no! No! È già difficile. No, allora possiamo ascoltarla un altro giorno. No, non è che sei modificato adesso. È non ce la faccio, mi dà male. Ti rispetto, Gemma, sto schippando. Per la coca, la Pepsi. Per i più, si fa due di e scende giù. Il cuore è freddo di voi blu. Va cazzo bene. Che ricercatezza di te. Questa, allora io sono convinto che questa sia sicuramente di una canzone. No, è quella, è qua, questa, bro. Questo è il pezzo sulla Drogones. È il pezzo sdrogo, felice, che piace. Piace. Piace un botto. No, non è, ma a voi piace sicuramente, quindi... Merce più buona, con Amischi, lei Gue. Ah, beh, sicuramente. Io ho sentito che Gue non si droga più. Mi hai sentito male, perché... Ho scarpe da due cappe, cammino nel fango. Bella sta cosa. Lo so, lo fate da anni. Oh, sono tutti amici tuoi, hai fatto i featuring, che cazzo vuoi? No, però è figo sto pezzo, è fighissimo. A me, già è quando vai in sfogo così, vaffanculo. Sì. Tutti qui in zona,
ovviamente come Ercosta, come Ercosta diceva, ti vendo un pezzo rap, qua la merce lo parallelizza. Grazie che ce l'hai spiegato, perché tanta gente non conosce quel gran pezzo di Costa, oltretutto che stava in History X. Com'era, raga? Com'era? Scrivetemelo nei commenti, non mi ricordo più. Rap History X, una storia italiana X, una storia romana, io non mi ricordo bene il titolo. Comunque con Matt R. Cedretto, andatevelo a recuperare, è un gran disco, ci sono dei pezzi fighissimi. Sembrava uno stand up, un'altra star del rap, ha fatto il jump ma è pieno di handicap. Ne ho fisse un tot, ormai non è più hip hop, adesso che anche i cops rappano in difesa su TikTok. I cops erano due. Uno era pagato dallo Stato e l'altro doveva fare col passamontagna. Quello pagato dallo Stato, che era quello scarsissimo, è andato a piangere dai suoi capi super poliziottone, quello non deve farlo, rap, sono io, rap della polizia. E adesso è sparito da tutti i social, pena che se no lo licenziavano. No, quindi, questo non lo so, questo lo stai dicendo tu. Questo lo dico io, me ne prendo la responsabilità perché è palese questa cosa. Complimenti polizia di esservi tenuti un babbo di minchia che rappa male e l'unico forte che avevate a rappare per fare contento quell'altro. Babbo di minchia musicalmente, questo è... Babbo di minchia musicalmente. Vai. Ma musicalmente in botto babbo di minchia. Poi ti poteva essere solo amico di Noki. Per dire. Il club, se vuoi la guerra sei out, finisce a terra in sei round. La premessa uscita very good. Merce pura come smoking per il full. Non fare finta, mi arriva dalla Spagna, dritta alla mia finca. Da atto scendi dalla minchia. Premi i finger su di me, scende, poi faccio down. È sul beat che faccio un grosso guaio come Chinatown. Piangevo. Che bomba! Bello. Che bella! Massimo Perigno, che quest'anno ha fatto un disco di Cristo. Di Cristo. Tutti quanti. Che cazzo dite, fa schifo! E intanto sta vendendo un botto. E fa bene a vendere un botto perché almeno vende la qualità. E non soltanto nel commerciale, sta vendendo un botto anche testi. Tra gli hardliner, ok? Quindi andatevene a fanculo, ascoltatevi la merda che vi propinano la novità di sei anni fa. Ma è brutto fa. Avere sempre ragione, ragazzi. Per quello siamo sul cazzo. Io non ho sempre ragione. Io sì. Io io dico solo verità. È diverso. Mi dicevi sarà dura crescere, cambia il mondo, però le piegano fin quando non ti spezzi. Ci ballano sui nervi, sembrano le iene, una vita che combatto come Mayweather. Fino adesso che è la mia ora, io ci ho creduto, ho fatto il salto. Sono io, l'unico ragazzo che non crede in Dio, meno un padre di uno zio. Sono io, che non vado mai al mare, che non scio. Sono io, ma poi esco dalla porta e resterà un problema mio. Grazie. Se qualcuno grazie. Metaforicamente parlando. Sì, un saluto a Lucien, che so che sta guardando. Siamo con te e veniamo a prenderti a schiaffi. Coglione, eh? Ti piacciono tutte le benzo, cedro? Pallone d'oro con Knight. Sì. Questo è testo migliore, il salto, pezzo più pop, la merce più buona. Per i beat ci sono tutte le produzioni, sono australiane proprio. Australiane. No, scusami. Mi è venuto un po' di emozione per Lucien e poi mi hai fatto ridere che sei un coglione. Quindi non sapevi, hai crashato. Ho crashato. Ha mandato che questo pezzo è incredibile. Dicendo che finora sì? Il salto miglior testo, la sì. Merce più buona, più, la roba più hip hop, più rap. Tutte le produzioni sono megalitiche proprio. Non ho trovato ancora nessuna produzione brutta. Fighissimo. Pallone d'oro con Knight. No, una l'ho trovata. Vabbè. Pallone d'oro con Knight, che è il pezzo preferito di X-Zani. Sì, no, ma mi ha detto. Ma solo perché c'è Knight, ma ha detto che piangeremo. Ehi, che cazzo di campione! No, tranquillo, sempre come siamo messi. Oh, bravo! Ma lui ce l'ha, bro. Uccidire, forse uccidire, quando mai? Lo finché rap, roba non mi posso. Se ci fosse ancora primo mi direbbe bravo. Io gli direi brother, sei come mio padre. Nessuno che ti ama ti ha dimenticato mai. Bravo. Siamo tutti quanti ad andare a vedere su Prime il film. Prime credo che sia, il film che hanno fatto su Primo. Che è uscito da pochissimo. Andate a recuperare. Aspetta, allora è andato a pisciare Barra, l'avevo staccato, ma adesso vi faccio dire che cosa stava dicendo. Stavo dicendo che Jamie Tights, soprattutto ultimamente, è uno dei pochi
non l'unico, ma è uno dei pochi che sta veramente puntando sulla qualità, al di là di alcuni testi che giustamente per esigenze musicali sì, possono essere autocelebrativi, divertenti, scafazzoni, freestyloni. Cioè, a livello musicale si sta circondando veramente professionisti nel settore, sia nei pezzi più classici rap che nei pezzi più moderni sperimentali. Ha sempre gente che sa usare anche gli strumenti, e non per forza gli strumenti suonati dal vivo, ma che sa usare dei suoni con strumenti veri. Quindi a livello di qualità non si può dire nulla, e credo che è uno dei pochi che, guardandosi indietro, non si debba vergognare di quello che faceva. Ora c'è stato il periodo, il cazzo noi sulle cannette, e abbiamo ragione, c'è stato il periodo dove il rap ha fatto un botto di soldi e vendeva ai bambini. Sì. E secondo me non doveva, perché poi si è visto il danno che avete fatto, ma non Jamie Tyson, tutti, a far entrare i bambini nel rap per poi lamentarvi che i bambini erano nel rap e che decidevano chi diventava famoso e chi no. Soprattutto negli ultimi anni Jamie Tyson ha fatto solo robe di altissima qualità. Da quando ha iniziato a letterarlo è cambiato totalmente, ma non perché lui abbia, cioè è cambiato e ha iniziato a letterarlo, capito? Sì, ha capito perché era letterato dei bambini. Sì. Ti dico, è anche il discorso che è opinabile da parte mia del suo essere un po' fashion victim. Ma non suo, è lui. Sì, ma comunque anche lì alte marche sfilate, comunque è in un mondo, non è nel mi vesto da pagliaccetto perché devo fare il giocattolino di turno. Sì, una roba sua, gli piace la moda, vabbè, con tutti i danni che poi fa la moda. Era il mondo. Discorso poi, secondo me, l'altra volta ha messo solo puttane, e questo lo faccio una citazione, certo, che arriva direttamente a Jam, che odia totalmente quel mondo lì, quel mondo di destra. Sì, perché poi però, anche lì. Dai, vabbè. Andiamo avanti finché non ci chiamano. La ballata del dubbio, parte 4, Final Act! Era matti, anche quando diventiamo matti. Quando sei l'ovole, la bocca tua che sa di fragole. Peccato che ha la voce così scassata. Mi piace. Sì, è bello. Vabbè, il contrasto. Il cazzo tum, ti hanno fatto proprio col Cristo del Signore che si arrivava. Ma non per indietro, perché mi ricorda una cosa. Lo so, ma tanto il ritornello ritornerà. Può essere Blood Sugar Sex Magic dei Red Hot Chili Peppers? Può essere qualcosa? Minchia, che strumentale. No, ma va bene le reference. Che roba incredibile. Gli ascolti. Ma è da queste cose che capisci anche quanti ascolti ha un artista. Perché tu ascolti l'artista, ma l'artista ascolta altre cose. Questi artisti romani coi controcoglioni che poca romani, gente non sa. Non è che è un valore aggiunto. Poteva nascere anche a Cagliari. Sì, cioè, sì, perché questi artisti italiani. Però Roma ha una sensibilità artistica che va al di là del commerciale, e questo te lo posso mettere su un foglio. Vabbè, questa è la tua idea. Sì, perché Milano è molto più commerciale. Quando tu pensi sì, a Milano. Sì, ma Milano è, vabbè. Non... ma io sto parlando del. Ci sono due centri importanti in Italia. Tre, Roma c'è anche Milano. Napoli. Ah, esatto, bravo, adesso c'è anche Napoli. Roma, Milano. Però io Roma e Napoli li vedo molto simili come attitudine. Scrivono per il quartiere, scrivono per la città. E quando scrivi per il quartiere, per la città, non scrivi per un pop, per una nazione sì, intera. Diciamo che sì, perché purtroppo Milano è talmente trendsetter e comunque stare dietro al trend che non è difficile che si distingua poi. Sì, perché appunto, perché rimane appunto è legata nella in quella moda, cosa. Nella moda. Sì, ho capito cosa vuoi dire. No, non è una questione di se nasci a Roma sei più bravo, se nasci a Milano sei più bravo. No, era quello. È una questione proprio di come affronti. Specificare. No, è il distacco. La Bibbia con Jake. Se giro questa ce la metto tutta. Fumiamo erba sicché sa di frutta. Il mio mignon, il volume a ciabatta. Il mio amico ha 3 anni, 3 K di giacca. Una bella ditta. Sto godendo il beat. Sta roba non puoi vecchiare. Ci abbiamo i di chiedere per farsa. Dove la musica è scomparsa. Ci penso io, prova sassa. Sto genere se vuoi cocktail. In un mini yacht con le mini otte. Le file. Che se le vengo in bocca le impara a fare le rive. Sto diventando quel becchino. Lo sono all'aeroporto e a te ti stronco sul nascere come un pro aborto. Franco e Lil Kanecki nel prossimo pezzo. Sì, ha messo tutto tranne i deficienti, quindi mi piace sto come featuring. Proprio cucita su Franco. Vabbè. Se non mi capisci fa lo stesso. Poi cerco gli accendi, sfondo, fatti i cazzi tuoi e basta. Questo è un giorno inutile. Se tu t'abitudi sopra una stella. Sì, perché sto
è un viaggio incredibile lui. Sì, che viaggio da indie di merda. È un viaggio male. No, io sta roba. Senti il Canecchi che bravo l'ha inventato. Sta roba non mi piace, solo fatta da Ariete, ma. Verso piove forte e brutto tempo. Hai quel brutto vizio, cioè, quando sei alle strette giochi a fare la pochata. Fai tutto. Vabbè, è bello, eh. Questo va tutto in quel filone di Coco, Mecna, che fanno roba settoriale. Sì. Che può ascoltare anche un adulto, come può ascoltare un ragazzino, ma è più per scopare università, quella situazione, che non fa male. No, è preciso, è pop giusto. Sì, è un pop che non è mainstream, di qualità. Ma che vende, che c'ha una vera e propria fetta di mercato che non tutti guardano. No. Se il rapper adesso fa la musica per i tredicenni e il pop la fa la musica per i cinquantenni, sì, allora se è da dedicare alla tipa con cui ti vuoi copiare, diciamo. La realtà è diversa. Quello. Se io devo ascoltarmi Annalisa che mi fa la musica pop, preferisco ascoltarmi, e non sto dicendo che Annalisa sia brutta musicalmente, preferisco ascoltarmi loro che fanno una roba più alternativa al pop. No, ma questa è, guarda, è tutta fatta bene, sta canzone. Anche l'incastro, quello che dicono, è proprio il concetto di base che non mi interessa e mi annoia, certo, a morte, capito? E quindi preferisco questo al Tony F di turno. Ah, oh, vabbè, ma non è un genere diverso. Se parliamo di pop, questo lo possiamo paragonare al pop di adesso. Sì, al pop di adesso, nel senso paragonare, nel senso metterlo indie vicino. Indie rap, va a sapere. Perché comunque le tematiche sono quelle del pop, ma tra i due questa è l'alternativa, e ripeto, sceglierò sempre l'alternativa. Sì, io. Giovani, movida, innamorati, scopare, tutte cose che io non sono. Che non ho neanche mai fatto nella mia vita. Esatto. Noodles. Ah, tu odi i cinesi. Ci sono sempre lo stesso. Si sono sempre lo stesso. Cosa è sta merda, ti uccide bro, si lo capisci dal titolo. Un gelato si sposta lo zigomo, ti mando a casa il tuo idolo. Cosa? Ha provato con lei? Il non pesce crudo, mossi tipo Cloverfield, tatuati il cameriere. Vogliamo tutto, facciamo brutto. Per questo adesso vogliamo tutto, facciamo brutto. Vabbè, a me questa qua, per farmi un freestylone così figo, quando ti dice tatuaggi il cameriere pensa che siamo poveri, come è successo a noi con Pierchi. Fuori la gold. Senti, Coppa Italia featuring. L'ho sentita stamattina in treno. Sì. Quindi la skippiamo perché l'ho già fatta. È merda? No, è fighissima. Oh, Coppa Italia con Giulio De Bastard, Ensi e Nerone. No, come no? Giulio De Bastard. È il wow, guarda. Jamie Tides. Leggi Giulio De Bastard. Anche al buio, staccio sempre al frate, sembra New York. Ci abbiamo gli alligatori là. Il tuo disco brutto si sembra una multipla. Chiama il carrava, gente al top del rap. Sotto le bombe, le ruote gonfie, monster track. Ma è passi tutto il rap. Fottiamo con la feccia su finché si spezza il gol. Devo convincere, mi hai già visto vincere. Niente da dimostrare, tu per gli euro come spingo al cielo il limite. Scarpe nuove limitate, un nuovo flow imitato. Il palestra, più sono minuscoli, più si sentono gangsta. Fammi la fine, la palleggiano. Bella. Canna che non passo, perché larga come un dito. Guarda, sembra fatta col compasso. Io passo calma. Dalla casa ci esce uno scolpasta. No, date le luci a chi le ripalta. Questa roba del cambiasso, Ensi, sì? L'aveva fatta anche in Black City. Cioè nel primo disco dei One Mic. Disco ufficiale o il primo disco demo? Dei One Mic aveva fatto sta roba del cambiasso. Me lo ricordo perché lo comprai originale. Ensi, mi devi 15 euro. Ma come? Liscio, featuring Vegas Jones. Bello questo. Però quando parte poi tutto va liscio. Quando lei entro dentro va liscio. No cap, no tetto, sono in drop. No era, devo farne troppo. Liscio come i sedili in pelle. Limiti ed edition, va tutto liscio. C'ha gli accordi di Sweet Dreams. Sì. Cioè, le note, ha qualche nota di Sweet Dreams, velocizzata. Qua Vegas Jones non sa mai neanche lui. Cioè, se lo levi da quei cazzo di beat del 2015, trap, con i piattini ritardini, viene fuori una minchiata, pensa. Non figa. Ho capito. Ah, ok. Sì, devo riascoltarla. È molto, molto ma bello. Ma i flow erano fighissimi. È per questo che ti dico che devo riascoltarla, perché al primo impatto l'ho trovata una rottura di coglioni. Poi ho iniziato a cantare, mi hanno stupito. No, ho detto minchia che palle ancora sta roba. Invece no, molto interessante come metriche, però devo riascoltarla perché il testo non l'ho percepito proprio zero. Stavo attento ai flow e alla musica. Beh, il testo vabbè, mistake. Jesus con Jack the Smoker. Jesus the Smoker.
Roger. Non quando ti bacevo un blossom jean. Lei ha un culo grosso, la scopo che ancora addosso i jeans. Bravo. Di te come più operai. Banconote in black, the plan, anche se non rappa più basti rimane. La gente succhia tipo rubare il rame, flow. Madonna, madonna. Vabbè, la basta. Le cheat. La basta. Hai valorizzato una produzione. Bravo. Show Credit, Mixer T e PK con Presidential, con Rome Fortune. Rome Fortune, lì abbiamo già sentito di nome, ce l'hanno già nominato. Sì. Sì. Mi ricorda. Sarà uno del rap francese che ascolti te. Ma si chiama Roma? No. Ma sta prod, raga. Mi fa passare la rabbia, mi mette le ali, poi apre la gabbia che la giacca le strade di Roma. Dentro la mia tasca la scopo finché non mi dice dai basta con te. Odissea c'è. Aspetta che mi registri, tu aspettami a braccia aperte. Hai ragione, è francese. Allora, solo te ti fumi la merda. Oh, non è roba mia. No, secondo me The Wrong Fortune e il ragazzo all'inizio, come si chiamava? Il ragazzo francese, il J1, sono quella roba super chill, super smooth che si ascolta Jam e ha voluto avere il featuring proprio per interesse personale, sì, e non per obblighi di etichetta. Io sono convinto che questa roba Jacques sì, roba sua. Non è roba mia. Anzi, sta roba è rappata. Ah, anche sì, se, sì, sì, anche sì, se è chill, è super rappata. Non ti vedo più. Dalla fame. Non è facile, oh, in volo come l'aquile, andiamo dove vuoi, basta che mi dici che poi siamo solo noi, non so più dove sei, dove sei. Radio? Ma radio non credo, però è molto. Sono le ore. No, 2P e Adman. ADM. Ricordava il disco di Mace, questo suono. Anni 70. Ascolta, non è cazzo mio. No, è fatta no. Benissimo, non è cazzo mio. Anche perché 22 pezzi per un mixtape. Madonna, mamma. Ma male che mixtape. Abbiamo anche tagliato a metà, e se no non ce la facciamo. Sì, sono andato a fare la pipì. Hip Hop Snippet. Con DJ Shock. Cazzo di vecchio ubriacone bastardo. No! Farlo siamo rimasti tre. Falatile una bomba da 2,5 grammi. Sì, sono un diamante grezzo sopra un navirex. Cresce, buste, bombe, pezzi. Entro dentro in tutte i versi. Date sto sul gruppo come il team diversi. Contano più gli anelli delle rime. Date queste cose, c'è strano doverle dire. Anni flow io posso appiccicarli. Rock and roll come Gigi Allin. Frate o DJ Allin. In alto non legge. Saremmo ricchi per sempre come John Legend. Sì. It's hip hop, la misa. Yes, con Gucci 10 questo è il primo snip. Io sarò un vecchio di merda, ma la roba che mi dà lo sporco di questo pezzo. Perché dice che suona dirty. Ma lo scratch è l'anima dell'hip hop, raga. Non metti lo scratch in un disco. Suona sporco il pezzo. C'ha una patina di vinilino, come tu poi che è un bianco sotto che... Mi devo il cappello per questa traccia. Bella, non messa in playlist senza dire niente. Senza dire niente. Natura Morta, che è l'ultimo, featuring Mace. Progressive anni 70, andatevelo a riprendere. Chissà se Mace canta. Inizio a gennaio, fanno 20 gradi, cresce un fiore dal cemento. Ehi. Cappotto di pelle, per affrontare sto finto inverno. Un pianoforte va rilento, se lei non ti capisce, non ci ripensare. Ehi. A quello che ti ha detto. Fumane un appartamento. Bravo, che è bella. Anche quando nonostante paghi più tasse di tutto quanto il loro dipartimento. Quanto di posto è piccolo gesto, quando fa buio pesto sul centro abitato. Non registro, mi tatuo addosso un altro Cristo, ma non mi gestisco per... Bastardo, Mace è un bastardo. Che chiusurina, signori. Bello, bello. Ha chiuso proprio così. Bello. Oh, bel mixtape, interessante, intenso, lungo, variegato. Pezzi banger, pezzi crab, pezzi scratch, pezzi chill, featuring tutti fighi, interessanti. Bomba, si chiude bene quest'anno. Sì, devo dire che vabbè, l'unica roba che non era nelle mie corde era quella con Ketama, ma perché il suono non era nelle mie corde, lui fa roba che mi piace, quindi non... No, vabbè, ma non ti è piaciuta una su 22? No, va bene, sì, magari sì, era sì. Oggi che non ti andava quel pezzo. Sì, ma no, a parte che mi era salita tutta, quindi... Prima che chiudiamo, raga, interessantissimo. Se volete ascoltare altri generi, altre cose un po' più suonate dal vivo, il 22 al Bunker a Torino c'è il Festival Educazione Sabauda, dove sono anch'io col mio gruppo. Facciamo punk irlandese noi, una roba un po' particolare. Venite che è figo, sosteniamo la scena. Un gran bel festival perché sì. Che fanno da anni e oltretutto l'anno scorso è stata una figata. C'era, se non sbaglio, era la
qualcosa per la morte di un cane. Non mi ricordo. Vi aspetto lì, vi lascio poi qua qualcosa. Grazie per aver seguito. Capire. Lasciate il like, un commento qua sotto, fateci sapere anche voi cosa ne pensate. Non etirate per partito preso, date la possibilità di stupirvi al disco, anche perché il disco è talmente, ha talmente tante tracce che per forza qualcosa ti piace. Sì. Non te l'ascolti tutto, come non me l'ascolterò io tutto il tempo. Tutto di una botta che comunque è una grande botta. Poi va metabolizzata con altre botte. No, ma questo è un disco da prendere quelle canzoni che ti piacciono, te le metti lì. Hai visto che lo sai fare, che lo possono fare. Comunque un mixtape. E Gem ancora sulla scena, nonostante lo davano per morto poi fondamentalmente. E non soltanto per le minchiate che scrive contro la gente, che poi Burino deve ritrattare. Jamie Tights è una di quelle persone con cui si farebbe volentieri, io farei volentieri una bella chiacchierata in live. Ovviamente c'ha altri cazzi da fare, non viene qua gratis. Sicuramente non è lui che ha voglia. Ha voglia, non gliene frega un cazzo. Però va bene, va bene. Ciao.